rilevare quei reati ambientali. Allora siete il tutto, il contrario di tutto. La verità è che siete solo asserviti alle lobby, a questa grande volontà della BCE, a questa grande volontà della Merkel che dice di fare austerità, di tagliare continuamente, e quindi tagliate senza, in maniera trasversale, senza nessuna vera logica e senza voler rilanciare questo paese. Vergogna! Allora, deputata Duranti, prego. Grazie signora Presidente. Vorrei interloquire, per tramite suo evidentemente, con i colleghi Giachetti e Fiano. Io penso che questo nostro Paese avrebbe bisogno di una grande riforma. Noi siamo l'unico paese in Europa ad avere le polizie ad ordinamento militare. E come diceva il collega Giachetti, ci sono alcune forze di polizia a carattere militare, come la Guardia di Finanza, che da anni chiedono la smilitarizzazione del corpo. Quindi ecco, noi potremmo intanto cominciare da lì, fare una grande riforma in questo senso. E poi c'è un punto, c'è un tema, secondo me, che non viene qui affrontato. Io ho ascoltato le parole, del collega Fiano. Intanto resta un'ambiguità nel decreto perché si fa riferimento a forze di polizia senza per l'appunto, in caso di accorpamento, senza per l'appunto specificare se a ordinamento civile o ordinamento militare. Per noi è un'ambiguità preoccupante. E poi voglio dire, tramite suo e concludo, al collega Fiano, che c'è un tema: i lavoratori del Corpo Forestale dello Stato, laddove dovessero essere accorpati al Corpo dei Carabinieri, perderebbero immediatamente i diritti sindacali, poiché i Carabinieri, come l'Aeronautica, la Marina, Concluda. la Guardia di Finanza e l'Esercito, non hanno la possibilità di associarsi in sindacati. Per noi questo, già questo è sufficiente per dire no all'accorpamento con i Carabinieri. Grazie. Allora, deputato Cera, chiede di intervenire, prego. No, io volevo dire all'amico di SEL che mi fa ridere quando sento che ci sono delle proposte, un emendamento nel quale l'antincendio estivo viene come dire, affidato, verrà affidato ai pompieri. Mi fa ridere perché questa è la dimostrazione che voi non conoscete il territorio. Il territorio ha mai visto, ma lo dico in generale, lo dico a te che hai detto sta cosa, Colleghi, per favore, lasciate parlare il non collega mi Cera. riferisco a te, non mi riferisco, dico ai colleghi che hanno presentato quelle mie. Ma voi conoscete i boschi, conoscete com'è fatto la montagna, avete mai visto in montagna uno di quei camion grossi li avete mai visti? Sapete come si spegne un incendio? Un incendio.